Mi aspettavo molto peggio. Ciao a tutti cari amici miei e benvenuti in questo nuovo video. Come state? Spero molto bene. È un periodo in cui sto provando un sacco di macchine fotografiche, un sacco di stampanti, le avete viste nei video precedenti. E nonostante tutte queste stampanti trasferiscano le nostre foto fatte in digitale su una piattaforma analogica, mi ero un po' stancato di analizzare le app, eccetera. Almeno per oggi. E guarda caso mi sono cascati a pennello gli sviluppi degli Ilford 400 in bianco e nero che avevo utilizzato l'anno scorso nel mio viaggio a Pampeago. Il video di oggi è dedicato tutto all'analogico e parleremo ancora dell'Olympus M10. Guardate qua quanto è bella, macchina fotografica analogica, quindi a rullino, a pellicola 35 mm, fabbricata a partire dal 1979 fino al 1987, che tra l'altro è l'anno in cui sono nato io. Non parlerò nel dettaglio della macchina fotografica in ogni sua parte perché ho fatto ben due video dedicati all'Olympus M10, li potete recuperare qua sopra. Sarà più un video sulle sensazioni che mi ha dato questa macchina fotografica e poi ovviamente vi farò vedere i risultati. Ma basta parlare e andiamo a dargli un'occhiata più da vicino. Cominciamo con la parte frontale, ovviamente la prima cosa che salta all'occhio è questo obiettivo, che è uno Zuiko 50 mm a f1.8. Ovviamente l'obiettivo si può rimuovere perché appunto è intercambiabile. Sul lato sinistro troviamo questo accessorio che poi è il selettore dei tempi di scatto. Qui abbiamo la luce per l'autoscatto, il pulsante che ci servirà per riavvolgere il rollino una volta che l'abbiamo finito e poi abbiamo questa grossa scritta Olympus. Riguardando l'obiettivo dall'alto vediamo le due ghiere, una per selezionare il fuoco e l'altra per selezionare l'apertura del diaframma. Poi abbiamo questo selettore che ci permette di usare l'autoscatto, di spegnere e accendere la macchina fotografica e di fare un check della batteria. Abbiamo il pulsante che ci serve per aprire lo sportellino del rullino, per poterlo inserire e per poterlo riavvolgere. Subito al centro c'è la slitta per il flash, qui a destra c'è la ghiera per poter selezionare gli ASA, per compensare l'esposizione e scegliere la modalità manuale, la modalità automatica o la modalità bulb. Ancora più a destra abbiamo il pulsante di scatto che ovviamente è filettato perché possiamo inserire il cavino, quello per poter fotografare a distanza senza muovere la macchina fotografica. E poi ci sarà questa leva di destra che servirà per armare il pulsante di scatto e fare quindi scorrere la pellicola verso destra e poter usare lo scatto successivo. Ovviamente sulla parte posteriore c'è il viewfinder e lo sportellino dove all'interno si mette il rullino. Sulla parte inferiore troviamo questo sportellino in cui si inserisce la batteria. Che cosa ne dite? Secondo me esteticamente è pazzesca. È veramente un bel mattoncino, super vintage e sembra anche abbastanza solida. Prima di portarmela via ero super dubbioso perché l'obiettivo aveva il diaframma completamente bloccato, tant'è che una volta l'ho aperto e gli ho tolto e rimesso tutti i petali uno per uno. Ora se trovo un video da qualche parte nel computer ve lo metto. Ovviamente vi sconsiglio di farlo a casa perché ci sono diventato matto, però alla fine avevo quasi risolto il problema. L'unica cosa è che il diaframma in fase di scatto si muoveva di un pelo. Quindi per usare questo obiettivo bisogna ricordarsi di tenere ferma la ghiera di diaframma con la mano e poi scattare. Questa cosa non mi convinceva moltissimo, quindi comprai due rullini della Ilford in bianco e nero, che sono un po' più economici rispetto al colore, e me la portai via, solo che poi recensione, dopo recensione, lavoro, eccetera, mi sono scordato di farli sviluppare. Questo fino a qualche settimana fa, infatti adesso finalmente ho i risultati. Io ce li ho anche cartacei perché me li sono stampati con la CP740 di cui ho fatto la recensione qualche settimana fa. Mettiamo in sottofondo una bella musichetta e andiamo a vedere insieme come sono venute le foto. I know I'm
holding on to this, holding on. Pareri? Mi aspettavo assolutamente di peggio, invece un po' di foto sono venute alla fine. Ovviamente non mi sto riferendo alle mie qualità di fotografo, che lasciamo perdere, ma mi sto riferendo a come si è comportata la macchina fotografica. Secondo me abbastanza bene. È una macchina del 79 senza alcun tipo di revisione. Le foto legarono un'atmosfera super vintage, guardate questa qua, con tutti i turisti sdraiati, cioè l'ho fatta un anno e mezzo fa, sembra una foto scattata negli anni 50. Poi ovviamente si vede la grana della pellicola, che secondo me è bellissima. Anche come messa a fuoco, secondo me alla fine la macchina se l'è cavata bene. Ragazzi, io sono abbastanza soddisfatto. Tra l'altro le foto che mi sono sembrate più carine le ho stampate con la Canon CP740, di cui ho fatto il video qualche settimana fa, e vanno a finire direttamente nel mio album. Ma alla fine, ha senso nel 2023 scattare ancora con una macchina fotografica del genere? Alcuni dicono che scattare con la macchina fotografica analogica ti aiuta a imparare a fotografare. Questo perché se non vuoi sprecare pellicola sei costretto a fare uno scatto più ponderato. Sei costretto a pensare in anticipo se quella foto è venuta o meno e sei anche costretto ad organizzarti prima rispetto alle condizioni di luce che troverai. Infatti qua non possiamo cambiare la sensibilità del sensore con un pulsante, ma dobbiamo cambiare fisicamente il rullino. È vero che poi ci sono anche i filtri, ma quello è tutto un altro discorso. Quelli che scattano in digitale diranno che non possiamo fare una grossa color correction, che siamo limitati perché non potendo vedere sullo schermino le 127 foto che abbiamo fatto, non possiamo avere lo scatto quello perfetto, quello che vogliamo. E inoltre molte macchine digitali moderne, come la X100V che abbiamo visto l'anno scorso, possiamo selezionare tutti i tipi di pellicole per simulare una foto analogica. E ovviamente queste modifiche le possiamo fare anche in post-produzione con una foto digitale, per esempio su Lightroom. Ci accorgeremmo della differenza? Io credo proprio di no. A livello personale, credo che usare una macchina analogica sia un grande esercizio di pazienza. Considerando che il mondo di oggi è completamente frenetico, siamo abituati a avere tutto e subito, immediatamente, lavorare di corsa, fare le cose di corsa, quando usiamo una di queste siamo costretti a fermarci e respirare. Siamo costretti ad aspettare perché per arrivare dal rullino a questa ci vuole un bel po' di tempo. Comunque, tirando le somme, è una cosa di nicchia, può essere una roba costosa ovviamente rispetto a scattare le foto in digitale, però almeno una volta vi consiglio di provare. E voi che cosa ne pensate della qualità delle foto? Cosa ne pensate di questa macchina fotografica? Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Se siete arrivati fino a qui, grazie per aver guardato. Noi ci vediamo settimana prossima per un nuovo video, sempre qui sul Prova Cose. Ciao!